Ci sono dei bambini che non sono come tutti gli altri. Ci sono dei bambini che nascono con caratteristiche uniche e particolari. Purtroppo però a causa della loro unicità spesso vengono derisi oppure messi da parte. Quest'oggi vedremo alcune persone nate con condizioni fuori dal comune. Prima però di iniziare voglio invitarti ad iscriverti al mio secondo canale. Trovi il link qui sotto in descrizione. Adesso guardate questo ragazzino e ditemi quanti anni pensate che abbia. 12? 13? 14? In realtà Thomas ha 25 anni e la sua vita è un vero incubo. Lui è un uomo adulto incastonato nel corpo di un adolescente. Durante il corso della vita tutti arriviamo in un punto in cui dobbiamo mostrare la nostra carta d'identità e dire quanti anni abbiamo. Solitamente per noi non è un problema, però per lui è un vero incubo. Tutti lo trattano come un dodicenne, tanto che anche lui sembra di averli per davvero. È come se il suo corpo si fosse fermato a quell'età. Thomas desidera tanto vedersi come un ragazzo della sua reale età, cioè 25 anni, e non come quello che vede allo specchio ogni singola mattina. Vorrebbe avere una ragazza e vivere una vita normale. Tutto comunque ha avuto inizio all'età di 7 anni, quando Thomas ha iniziato a vomitare ogni volta che ingeriva del cibo e a soffrire di forti dolori allo stomaco, alle mani e ai piedi. Ha iniziato a dimagrire a vista d'occhio e i medici non riuscivano a capire cosa gli stesse succedendo. La sua malattia ha portato i suoi parenti a trattarlo come se fosse un bambino, compromettendo ogni sua relazione. Nessuno crede che lui abbia effettivamente 25 anni, gliene danno al massimo 12. Quando mostra la sua carta d'identità negli uffici oppure quando lo ferma la polizia, lo accusano di averla falsificata. Fortunatamente però le medicine gli vengono fornite in modo gratuito, però i suoi problemi allo stomaco lo costringono a stare attaccato ad una flebo per 20 ore al giorno per potersi nutrire di quel minimo di cui ha bisogno. Ha bisogno di antidolorifici e di morfina per poter combattere i forti dolori e in più indossa delle scarpe speciali poiché ha i piedi deformati. L'unica cosa che questo ragazzo può sperare è che i medici riescano a trovare il modo per mettere fine a questa tortura, ma per ora non esiste alcuna cura. Holly è un bambino delizioso e allegro, soprannominato il vero Pinocchio. Soffre infatti di una grave malformazione che gli ha in parte stravolto il visetto. Si tratta di encefalocelia, una rarissima condizione in cui le ossa del cranio non si sono fuse bene e quindi una parte del cervello è fuoriuscita dal setto nasale. Il piccolo, che ha quasi 2 anni, ha dovuto sottoporsi a molti interventi, che però non sono riusciti a modificare il suo stato. Il problema principale sta infatti nel non riuscire a respirare bene, visto che il cervello ha invaso lo spazio nasale. Milana Ward sarà bambina di 18 mesi ed è diversa da tutte le neonate. È nata infatti con un ciuffo bianco al centro della fronte, proprio come molte delle donne della sua famiglia, dalla mamma alla nonna fino ad arrivare alla bisnonna. A provocarle una cosa simile è un raro caso di polissi, un fenomeno di assenza di melanina in una zona dei capelli o del corpo. Questa frangetta speciale la rende di certo unica. Spesso le persone però le fanno delle domande un pochino scomode che fanno sentire in imbarazzo la madre. Però per fortuna la bambina gode di ottima salute.